Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di postazioni in profilati e nello specifico di questa postazione qui dove sto seduto, cioè la Trek Ace. Ci tengo innanzitutto a ringraziare Arc Team Engineering per avermela fornita per provarla, ci sto correndo ormai da parecchio tempo, 3-4 mesi insomma, e quindi ve ne posso parlare parlandovi di tutto quello che mi è piaciuto e quello che mi è piaciuto meno. Ci tengo a specificare, come faccio sempre, che io non ci guadagno assolutamente nulla che voi vi compriate o no sta postazione, siccome mi hanno detto in un'altra recensione che faccio spot commerciali, no, semplicemente io vedo le mie impressioni. Si tratta della mia opinione personale, assolutamente solo l'opinione personale, ma il mio intento è quello di darvi delle informazioni sul prodotto in caso siate interessati a comprarvi questo o anche interessati a comprarvi una postazione a profilati, però io nello specifico vi parlerò di questa qui. Innanzitutto si tratta della Trek Ace in configurazione base Trek Ace, poi c'è il supporto del cambio opzionale, il supporto del mouse, il sedile, questo che vedete qui è l'STX, e poi c'è il supporto del monitor. Detto questo, vi andrò a elencare direttamente tutti i pregi e tutti i difetti che ho riscontrato nell'utilizzo di questa postazione. Partiamo dalle cose positive, dai pregi. Innanzitutto la grande qualità costruttiva di questa postazione, ragazzi, è tutto metallo ma tosto, duro. Difatti la postazione pesa molto, ve lo dico subito, gli accoppiamenti sono perfetti, i materiali e le finiture sono di altissimo livello. Tutto è perfetto, non ho trovato una vite strana o impanatura fatta male, niente, è veramente di altissima qualità. Tutte le rifiniture sono esattamente come ve le aspettereste per una postazione di livello alto come può essere questa qui. La rigidità, che è la cosa fondamentale in una postazione, è incredibile. Prima di questa c'avevo la Next Level Racing FGT, io come ho sempre parlato, l'ho sempre parlato bene e continuo a parlarvene bene perché è una bellissima postazione. Questa aggiunge un tot di rigidità ancora superiore. La rigidità è importante perché quando lavorate con motori col force feedback, se la vostra postazione si muove, flette o comunque c'ha dei movimenti, quei movimenti in realtà vanno a smorzare una parte del force feedback del motore, quindi perdete una parte della forza che il motore userebbe per darvi delle informazioni e di fatto voi perdete anche delle informazioni. Quindi è importantissimo che la postazione sia in grado di mantenere in maniera super rigida sia il motore che la pedaliera, perché anche lì è andata a fare molta forza sui pedali, e quindi è importante la rigidità, e le postazioni a profilati sono ovviamente rinomate per la rigidità, e questa non è da meno, difatti la rigidità è assoluta. Altra cosa veramente buona è l'imballaggio, ragazzi, tutto è imballato con cura, la verniciatura non è per niente leggera, raga, perché nella fase di smontaggio ed unboxing, come vedete, l'ho dovuto poggiare per terra, levare tutti gli incartamenti che comunque erano fatti veramente bene, e la vernice ha retto benissimo, non ci sono righe, niente, proprio sembra nuova, sembra ancora nuova, non c'è avuto nessun tipo di problema da questo punto di vista. Altro grosso vantaggio che ti permette una postazione a profilati come questa qui è la possibilità di cucirtela su misura, perché veramente le regolazioni che riesci a fare in tutte le parti che riguardano la postazione, quindi la regolazione dell'altezza del volante, dell'inclinazione del volante, di quanto il volante deve stare vicino o lontano, dell'inclinazione della pedaliera, che poi tra parentesi il sistema di fissaggio della pedaliera di questa postazione è fatto veramente bene, perché c'ha delle clip regolabili con le quali tu con delle maniglie riesci a gestire la stretta del gancio che la tiene attaccata sul telaio sostanzialmente, quindi riesci a variare facilmente sia l'inclinazione che allontanarla e avvicinarla. Ma l'altezza del monitor, l'inclinazione del monitor, tutto è incredibilmente facile da regolare e ve lo potete cucire su misura in base al vostro fisico, al vostro corpo e in base alle vostre preferenze di guida, e di questo ne parleremo più avanti anche. Altra cosa che vi permette di fare è la possibilità di montarci degli accessori, perché a parte gli accessori che prevede di serie, che sono tantissimi, tra cui il supporto della tastiera, il supporto del monitor, il supporto del cambio, il supporto del mouse, il supporto dello Stream Deck, insomma ci stanno tutta una serie di accessori che potete comprarvi sul sito di Arc Sim Engineering, insomma, che vi permettono di accessoriarla come preferite, però è proprio il fatto che sia così in metallo con tutti questi buchi, queste scanalature e le clip che vi forniscono che mi hanno permesso di montare facilmente il telefonino per il monitor aggiuntivo che ho qui, oppure la telecamera che vedete che mi sta inquadrando, se non la luce che mi inquadra da sopra, insomma è veramente un frame su cui potete andare a lavorare per farvi le vostre customizzazioni. Altra cosa importante è che nel caso in cui voi andiate a montare
usare il supporto del monitor che vi danno loro, che è quello integrato alla postazione, diventa un tutt'uno, quindi state veramente a squadro con la possibilità di averci il monitor nella posizione corretta, super attaccato al motore. E anche per quanto riguarda il motore, in questo momento il prezzo della piastra specifica per il SimMagic, il SimCube o il Fanatec eccetera eccetera è compreso nel prezzo, cioè non lo pagate, costerebbe 100 euro ma è, in questo momento è gratis, perché questo è un vantaggio, perché a parte il fatto che il montaggio è più figo perché comunque ci avete il motore a sbalzo, ma anche dal punto di vista del raffreddamento è ottimo, perché il motore rimane sospeso nel vuoto sostanzialmente, quindi tutta l'aria intorno per potersi raffreddare. Altra cosa che mi è piaciuta molto sono le istruzioni del montaggio, perché le istruzioni spesso su questo tipo di postazioni o tipo di accessori non sono sempre intuitivissime, mentre il sito di Trek è fatto molto bene, ti mette a disposizione dei PDF che ti spiegano per filo e per segno come montarla. Io da questo punto di vista mi sono trovato benissimo, ma vi assicuro che il montaggio, che è un'operazione un po' delicata perché comunque dovete farlo bene, non è complicato. Beh ragazzi, io penso di avervi detto tutte le cose che riguardano i pregi sostanzialmente di questa postazione, che mi piace tanto, sono assolutamente soddisfatto, però ci sono state anche delle cose che mi sono piaciute di meno e adesso ve ne parlo nello specifico. E cioè, innanzitutto, questo non è un difetto, ma prendetevi il vostro tempo, perché per montare una postazione così comunque ci vuole un po' di tempo, dovete andare a montare tutti i pezzi. Come vi dà tante possibilità di customizzarvi la postazione in base alle vostre esigenze, qui vuol dire che siete molto liberi nel montaggio, perciò dovete riuscire a trovare il tempo di montarvela bene. Io nello smontaggio di quell'altra, nel montaggio di questa ci ho messo 2 ore abbondanti, quindi insomma, poi non è una cosa da fare di fretta, però insomma prendetevelo con calma. Questo, ripeto, non è un difetto, però non pensate che è una cosa che ci mettete 5 minuti, perché non è così. Ma nello specifico la vera cosa che mi ha fatto tribolare è il sedile. Prima di avere questo STX che sta qui, la Team Engineering mi aveva mandato l'ST1. Ora il problema non è nel sedile in sé, ma nel mio modo di stare in postazione. Se vedete anche dall'inquadratura che io adesso sto mettendo a full screen, a parte che si vede il mio panzone, ma a prescindere da questo, io ho una maniera di stare in postazione molto molto sdraiato. Io non sto seduto, sto molto sdraiato, quasi in posizione formula per quello che riguarda il corpo, ma non per quello che riguarda i piedi, che sono un po' rialzati. In realtà la posizione sarebbe quella GT3, diciamo tra virgolette, però con questa tipologia di sedili, che poi non è un difetto della Trek, è più un mio diciamo una mia difficoltà con i sedili a guscio, quindi riguarda questo, ma vale un po' per tutti. Voi avete una problematica nel non poter regolare l'angolazione dello schienale, quindi lo schienale è fisso. Ora, per chi come me guida molto sdraiato, la cosa che ti viene da fare è sdraiarti, quindi fai scorrere il sedere tra virgolette in avanti, però quando il sedile non è regolabile, dietro la schiena nella parte bassa si forma un buco in cui voi non andate a appoggiare. Allora, se andate a cercare l'appoggio, vi chiudete un po' su voi stessi, se no dovete camminare un po' così rialzati. Io ho risolto questo problema semplicemente utilizzando gli imballi della stessa postazione per crearmi questa specie di cuscinetto che adesso vi faccio vedere, che va se non solo a riempire quello spazio che rimarrebbe vuoto, e adesso io sto benissimo. Però questa è una problematica che riguarda soprattutto i sedili a guscio. Siccome su questa postazione, e Arc Team Engineering li vende, potete trovare anche i sedili, quelli diciamo tra virgolette più classici, cioè regolabili nello schienale, io consiglio personale, se avete questo tipo di approccio dello star seduti molto sdraiati, vi consiglio di valutare uno di quei sedili. Se invece state seduti normalmente, insomma, diciamo, questi sedili vanno benissimo e vi dico che sono comodissimi. Io su questo sedile ci faccio 3-4 ore di live senza problemi, non mi fa male il sedere, non mi fa male la schiena, non mi fa male niente, sono veramente super comodi. L'unico problema è appunto questo qui dell'inclinazione. Io ho faticato un pochettino a trovare la quadra. Tra parentesi, altro vantaggio appunto della postazione come questa, ho dovuto fare dei buchi aggiuntivi sulle piastre che tengono il sedile per inclinarlo ancora di più, perché non potendo inclinare solo lo schienale, quello che potevo fare era inclinarlo nelle regolazioni che ti permette di fare la piastra di montaggio del sedile, che già sono tante, ma io ce ne ho aggiunta una in più per averlo ancora più inclinato. Io piano piano sono riuscito a trovare la mia posizione, però se voi siete come me, persone che guidano molto sdraiati, vi consiglio di guardare i sedili, quelli con lo schienale regolabile, perché così tribolate di meno. Se invece siete seduti normalmente in postazione sui sedili normali, insomma tra virgolette
sui sedili normali, perché comunque questo ha una sua inclinazione, questi sedili sono fantastici dal punto di vista del comfort. Io mi sono trovato benissimo, anche il tessuto è ottimo, non assorbe il sudore, non si impuzzolisce, insomma veramente bello da questo punto di vista. Altra cosa che non mi è piaciuta, o meglio, che secondo me questo è il vero difetto di questa postazione, perché in realtà quello che vi ho detto riguardante il sedile è una cosa personale che riguarda più i sedili a guscio che sta postazione in sé, però questa cosa qui invece riguarda proprio questa postazione. Secondo me potevano fare qualcosa di meglio, visto il livello altissimo delle finiture di questa postazione. Ogni raccordo che va a unire insieme i vari profilati è formato da una specie di L stampata in plastica. Ora, queste L stampate in plastica sono perfette, le viti ci vanno dentro perfette, non c'è nulla da dire su questo. Poi, su queste L, per evitare che i bulloni, le viti siano a vista, ci sono questi tappi. Vedete questi tappi? Poi io li metto a favore di camera, ok? Questi tappi si vanno ad applicare sopra queste L per chiuderle, e in modo che tutto sia abbastanza, cioè sia bello anche da vedere dal punto di vista estetico. Non c'è un profilato a vista perché danno i tappi di tutto, cioè è veramente bella da vedere. L'unica cosa è che questi tappi non hanno l'incastro, nel senso che se voi vedete queste clip che ci stanno qui, che servono per infilarlo dentro, sfruttano l'attrito sulla plastica, sul buco della sede con la plastica. Adesso io non ce n'ho una libera perché l'ho usata tutte per montare la postazione, comunque sia, sfruttano l'attrito che si forma tra la plastica, si infilano in delle sedie e rimangono bloccate così. Però ci sono due o tre punti dove voi passate abitualmente coi piedi, dove queste cose, se le tocchi, cascano, perché non so, incastro, capito, si infilano così. Ok, allora questo secondo me è l'unico vero difetto di questa postazione. Potevano perderci un pochettino più di tempo per fare in modo che si incastrassero, perché poi io alla fine quelle due o tre che stanno all'altezza dei piedi qui sotto il sedile, che c'entro un po' sempre, alla fine ho levate perché stavo sempre a raccogliere per terra. Questo è l'unico appunto che mi sento di fare su questa postazione, che per il resto secondo me è veramente tanta roba. Il guadagno rispetto alla Next Level è tanto, sia dal punto di vista della rigidità ma anche dal punto di vista dell'ergonomia, perché questa è molto più spaziosa, ti permette di fare tante modifiche senza impiccarti dentro, perché per essere rigida non c'ha bisogno delle staffe aggiuntive come c'avevo sulla Next Ever per tenerla più ferma. Altra cosa che è un vantaggio rispetto a quello che avevo prima è l'altezza, nel senso che le altre postazioni erano molto basse, mentre qui stai parecchio alto, quindi scendere e salire è molto più agevole. E tra parentesi, vi consiglio, se state valutando una postazione come questa, una cosa che io non ho preso, e cioè le ruote, perché sotto la postazione potete mettere anche delle ruote che vi fornisce sempre la Trek, che vi permettono di spostarla agevolmente, mentre siccome pesa un botto, dopo per spostarla questa se no impiccate. Io se avessi preso le ruote sarebbe stato meglio, ormai non l'ho presa quindi non ci posso fare niente, perché adesso rimettere sopra dovrebbe dire rialzarla, smontarla, cioè un macello che non ci penso nemmeno a farlo. Però potevo farlo come scelta, se l'avessi saputo. È quello che vi dico, vi do dei consigli che magari vi possono essere utili se siete interessati all'acquisto di questa postazione. Detto questo ragazzi, se avete altre domande scrivetele qua sotto nei commenti, che sicuramente le leggeranno anche i ragazzi di Arc Team Engineering, che ringrazio di nuovo per avermela mandata. Trovate in descrizione tutti i link al loro sito, dove ci sono tutti i dati tecnici, ovviamente tutti i volanti con cui è compatibile nativamente, dove forniscono una piastra come questa qui per attaccare il motore a sbalzo, ma se no c'è la piastra standard compatibile con tutti gli altri volanti. E vi ricordo ragazzi l'importanza della postazione, perché la postazione rispetto al volante è una cosa che voi dovreste comprare seriamente probabilmente una volta sola nella vita, perché una volta che prendete quella giusta ve la riportate su tutti i volanti che voi fate come upgrade, perché l'ergonomia della postazione e la rigidità sono fondamentali per divertirvi in questo sport. Io lo chiamo sport ragazzi perché per me sim racing comunque sia è uno sport. Ovviamente non sto qui a dire costa tanto costa poco, solito discorso, mi dicono tu ne parli bene, facile t'hanno regalata. Ok, sì, facile me l'hanno regalata, però io quello che valuto non è se costa tanto costa poco, ma se io avessi speso questi soldi adesso sarei soddisfatto o no dell'acquisto che ho fatto? Non ci avrei assolutamente dubbi, io sarei assolutamente soddisfatto di quello che ho fatto, perché comunque sia la mia esperienza di guida nel sim racing è migliorata, vuoi per l'ergonomia, vuoi per la capacità di mettermi a disposizione, la possibilità di customizzarmi su misura la postazione, io mi trovo assolutamente bene. Poi ognuno di voi fa le vostre valutazioni, ci mancherebbe Dio che devo essere io a dirvi se una cosa costa tanto o costa poco. Spero che questa recensione vi sia stata utile, come ho già detto, se avete domande scrivetele qua sotto nei commenti. A me non mi rimane di ringraziarvi nel tempo che abbiamo passato insieme, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. We'll be right back.